détruisant bien le cerveau. Buongiorno e bentornati su Studio 28 TV. Ecco i titoli della settimana. In provincia di Monza e Brianza, un nuovo progetto per le start-up creative e culturali. Esclusiva intervista a Pippo Del Bono. La cultura ai tempi della crisi. La Commissione europea richiama gli Stati membri e li invita a investire in educazione e formazione. Trenitalia e Italia Festival, un pacchetto all inclusive per l'estate. Campi di produzione. Luna Paese intervista Miriam Gurfing. Venerdì 22 giugno, presso l'Urban Center di Monza, si è tenuto l'evento It's a Start, promosso dalla provincia e dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza e dalla Regione Lombardia. La giornata era dedicata alle imprese, alle associazioni, ai professionisti e ai giovani che operano nel settore culturale e creativo. Ce ne parla Francesca Lissoni. La Regione Lombardia promuove Creative Camps, concentrati soprattutto sui servizi per l'Expo 2015, e sta anche lavorando per semplificare i bandi di assegnazione dei finanziamenti. La provincia di Monza e Brianza si sta mobilitando per facilitare l'accesso al credito per le microimprese. Nella seconda parte della giornata si è tenuta la fase finale della competizione tra start-up. Su 93 idee pervenute online agli organizzatori ne sono state selezionate 20. Queste 20 venerdì hanno avuto occasione di presentarsi al pubblico e agli addetti ai lavori. I vincitori sono stati premiati con ore di consulenza gratuita e con la possibilità di partecipare ai Creative Camps del progetto Creative Companies in Alpine Space, che si svolgeranno anche all'estero. A Rovereto abbiamo incontrato Pippo Del Bono e abbiamo voluto fargli qualche domanda. Ecco una brevissima anticipazione. Non è giusto che io ho voluto andare alle case stabili, perché io ho sentito che il mio lavoro, che è un lavoro che parla molto al pubblico, era giusto che entrasse lì dentro, perché sennò se non entravo io, ma non è che mi fai un cazzo, scusate, del successo, che se ne frega. E però che tu prendi un posto, perché in quel posto puoi in qualche modo provare a muovere qualcosa. È vero che dura. E lo dice uno che ha fede, che uno che crede nella rivoluzione e tutto, però effettivamente è duro qua dentro, è duro, questo paese è duro, è durissimo, questo paese non si vede, non si vuole vedere la verità. Noi abbiamo, da noi parte il nazismo, noi non siamo mai stati nazisti, noi siamo stati fascisti, noi se andiamo in Iraq siamo il paese buono perché noi non facciamo guerra. Abbiamo questa chiesa che è micidiale, abbiamo non prete, perché assolutamente sono le figure di sacerdoti veramente straordinari, anzi assolutamente, ma la chiesa come istituzione di potere, una summit di una malattia agghiacciante, no? Ha creato questo potere anche subito dopo la morte. Vi consigliamo veramente di vedere tutta l'intervista cliccando qui. La Commissione europea ha recentemente richiamato gli Stati membri e li ha invitati a mettere in atto, nel secondo semestre 2012, piani strutturali di investimento nel settore dell'educazione e della formazione. L'analisi della Commissione è molto ampia e strutturata e potete scaricarla dal link qui sotto. Tra le tante indicazioni si segnala che molti Stati membri, con l'intenzione di sostenere il consolidamento fiscale, stanno aumentando le tasse sul lavoro, anziché quelle sui patrimoni e sui consumi, con effetti devastanti per le fasce più povere della popolazione europea. L'Italia, secondo le analisi della Commissione, è quella più indietro sul fronte del mercato del lavoro, con una scarsa partecipazione al mercato del lavoro stesso, insufficienti politiche messe in campo per incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro, insufficienti meccanismi per stabilire i livelli salariali, inesistente sistema di flexicurity, che è la flessibilità in entrata e in uscita sul lavoro abbinata ai cosiddetti paracaduti sociali, e soprattutto uno scadente intervento nel settore dell'educazione, con un tasso di abbandono scolastico superiore di 6 punti percentuali alla media europea e un accesso all'istruzione universitaria inferiore di ben 10 punti rispetto alla media europea. Scrive la Commissione, dato l'alto livello di indebitamento pubblico, l'Italia ha perso competitività sui mercati internazionali da quando è stato introdotto l'euro e dovrebbe perseguire una strategia di crescita per ridurre il rischio di ulteriori effetti negativi sul funzionamento dell'economia. Rispetto al sistema educativo, ci si aspetta che l'Italia investa maggiormente nella qualità del proprio sistema scolastico per prevenire l'alto tasso di abbandono.
e nel sistema universitario, nonché nella formazione professionale. Un recente accordo tra Trenitalia e Italia Festival darà a tutti la possibilità di usufruire di pacchetti turistico-culturali all inclusive per andare a vedere alcuni festival culturali in Italia che si svolgeranno quest'estate. I pacchetti comprendono viaggio di andata e ritorno, pernottamento, servizi di ristorazione, oltre che l'accesso ai festival. Hanno aderito il Festival dei Due Mondi di Spoleto, il Festival di Musica Jazz di Milano, Il Ritmo della Città, il Festival della Valle d'Itria, il Festival Guidoneum di Arezzo e Roma Europa Festival con i suoi spettacoli che andranno in scena a settembre. Maggiori informazioni li trovate sul sito italiafestival.it. Campi di produzione. Nella sua indagine sui modi e sulle strategie in cui la danza contemporanea si organizza e si produce, Luna Paese intervista questa volta la coreografa francese Myriam Gurfink. Ecco una breve anticipazione. Ma question c'est dans quel contexte personnel professionnel tu as commencé un peu à développer cette chorégraphie? Donc en fait, à l'époque, j'étais danseuse stagiaire chez Odile Duboc et pour un projet avec Odile qui s'appelait les Trois Boléros, mm-hmm. Donc pour la création en fait, sur toute la période de création des Trois Boléros. Et d'autre part, je venais de commencer l'école française de yoga, donc je venais de, pas de commencer le yoga, mais en tout cas de m'inscrire de façon... professionnelle dans une école de formation de yoga. Mmh. Voilà. Donc j'avais déjà l'idée de chorégraphier bien avant, mais j'avais pas encore déterminé un vocabulaire, quelque chose de personnel. Se volete vedere tutta l'intervista, potete cliccare qui sopra. Anche per oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!